Torna Dottor Wisp, la trasmissione televisiva offerta dalla Wisp Abruzzo e Molise che vuole affrontare problemi ma soprattutto proporre delle soluzioni. Oggi il nostro dottore in realtà è una dottoressa. Vi presento quindi la dottoressa Valentina Tatasciore, psicologa, psicoterapeuta, ovviamente amica della Wisp perché è un'amica di Omnibus Salute, che è il servizio che praticamente ci permette di proporre a tutti i nostri telespettatori Dottor Wisp per tutto il 2018, quindi dottoressa è una consulente che troveremo negli studi di Omnibus Salute. Assolutamente sì. Con la dottoressa oggi tratteremo un argomento a me particolarmente caro, molto molto interessante, che è praticamente la pratica dello sport in età evolutiva. Qual è innanzitutto l'età evolutiva? L'età evolutiva è quel periodo che va dall'infanzia all'adolescenza e ultimamente l'adolescenza si è alzata parecchio, quindi possiamo definire fino a 20-24 anni la data ultima, se così possiamo dire. Qui vediamo addirittura la carta dei diritti dei bambini nello sport che ci ha portato. Che cosa vuole riassumere fondamentalmente questo documento? Era interessante vedere come ci sia il diritto del bambino allo sport, ovvero quanto è importante la presenza dello sport all'interno dell'iter evolutivo di un individuo, ma in particolar modo dei bambini. Ma dottoressa, in questa età evolutiva, abbiamo detto poi si è alzata moltissimo, noi parliamo della fascia proprio bassa, che cosa significa per un bambino fare sport? La prima tappa è quella di approcciare con uno sport in maniera ludica, però ha delle sfaccettature molto importanti, quindi robustire il corpo, perché la fase evolutiva porta dei cambiamenti importanti. Così come a livello psicologico lo sport permette la socializzazione e permette anche un po' sfogare quelle energie che si hanno incamerate di solito a casa. Perché noi parliamo di sport e immaginiamo un'attività strutturata, un'attività fisica, in realtà per i bambini non esiste forse la parola sport, esiste la parola gioco. Sì. E ecco perché dicevo appunto che l'approccio è sempre il gioco, ma con il tempo questo gioco deve diventare anche costanza, quindi responsabilità e sicuramente un impegno che è del bambino, che dovrà perseguire un po' l'obiettivo, e quello dei genitori che devono e che glielo permettono appunto. Abbiamo detto che il gioco e lo sport serve ad irrobustire anche il fisico. Oggi purtroppo però il gioco si fa sempre più attaccato ad una console o davanti alla televisione. Riscontra nella sua attività un calo delle capacità fisiche dei bambini che poi hanno disagi anche a livello motorio? È una problematica sempre più frequente che portano le famiglie, ovvero questa difficoltà di scollare i propri figli da un televisore. E questo porta chiaramente non solo ad un fisico piuttosto debole e con difese immunitarie basse, ma anche una personalità che non si apre a quelle che sono poi le relazioni, la socializzazione anche successivamente quella di secondo grado, che è quella della consapevolezza del posto, del ruolo nella società che si vuole avere. Quindi possiamo dire che non solo c'è una difficoltà fisica per quanto riguarda la crescita, ma c'è anche una difficoltà psicologica dei bambini in questa società moderna. Assolutamente sì, perché chiaramente l'aspetto fisico, quindi il corpo, viaggia insieme al fattore emotivo e psicologico. Quindi chiaramente se uno dei due a un certo punto nell'ingranaggio si inceppa, ecco che chiaramente si hanno delle problematiche manifeste. Esistono delle condizioni patologiche nei bambini per i quali lo sport potrebbe essere una vera e propria terapia? Lo sport è terapia, deve essere assolutamente una parte imprescindibile della crescita di un bambino e di un adulto,
perché chiaramente porta tutti quei vantaggi e tutti quei benefici di cui abbiamo parlato. Lo sport diventa terapia, ad esempio, quando ci sono dei limiti che la vita poi a volte ci porta ad affrontare. In questo caso abbiamo dei personaggi importanti, Zanardi, abbiamo Bebe, che sono degli esempi veramente eccezionali di come lo sport diventa terapia, ma come lo sport diventa centrale nella vita di ognuno e ridà vita, quindi ridà vita, ridà linfa vitale a tutto ciò che è il quotidiano. Abbiamo detto che nell'età evolutiva è molto importante parlare di gioco, però io sono convinto che l'agonismo non abbia un ruolo secondario per quanto riguarda l'attività dei bambini. Bisogna sfatare un po' il mito, nel senso che bisogna concentrarsi sulla differenza tra vittoria e successo, perché molto spesso le persone confondono questi due termini. La gara, quindi la competizione all'interno di una squadra, ma soprattutto per i ragazzi, è una parte importante, perché è qualcosa che chiaramente stimola a superare i propri limiti e anche a confrontarsi con le proprie capacità. Sempre più, infatti, al giorno d'oggi si tende a mortificare l'agonismo, forse negli adulti potrebbe anche avere una giustificazione, ma nei bambini probabilmente va stimolato l'agonismo proprio per insegnare a superare dei limiti, ad avere degli obiettivi, a lavorare per raggiungerli. Sì, perché poi, ecco, come dicevamo, lo sport agonistico porta un impegno, una responsabilità, come lo sport stesso, una costanza nella pratica, e questo porta disciplina. Nella fase evolutiva sono fondamentali le regole, a volte quelle regole che non si riescono ad inserire nel contesto familiare, ecco che la squadra, ecco che l'ambiente sportivo diventa punto fondamentale. Quanta cattiveria mette il bambino nella competizione agonistica, ossia quanto vuole riuscire a prevalere rispetto agli altri? Tanta, il bambino vuole vincere chiaramente, però è anche da dire che bisogna vedere anche le aspettative che i genitori in un certo senso inculcano ai propri figli. Molto spesso il problema dello sport, lo dicevamo prima, non sono i bambini che li praticano, ma come vediamo in questa slide sono i genitori, i nonni che a bordo pista, a bordo campo fanno la loro partita. Esatto, perché a volte è un po' un riscatto di se stessi e di quei limiti che probabilmente loro non sono riusciti a farlo. Ecco, bisogna stare molto attenti a questo, perché il bambino e il ragazzo che ha un insuccesso legato ad una competizione che non era nelle proprie capacità diventa una frustrazione importante e difficile anche da superare. Quindi attenzione. Abbiamo detto, e io lo sottolineerei, bisogna sempre differenziare la vittoria dal successo, perché anche una sconfitta può insegnare, e quella è un vero e proprio successo. Parlando di bambini che possono avere dei disagi psicologici, ci sentiamo di consigliare anche a loro l'attività sportiva, lo sport, l'agonismo? In senso più generale, chiaramente lo sport di squadra è può essere e può dare grandi benefici a ragazzi e bambini che magari hanno dei disagi. Penso ad esempio all'adolescenza, un periodo molto complicato. Complicato perché il corpo che cambia e avere dei pari con cui confrontarsi e con cui effettivamente riscontrare le stesse problematiche può essere d'aiuto. Dall'altro canto, ad esempio, sempre in questo periodo c'è un forte conflitto con i propri genitori, e allora l'allenatore diventa un punto fondamentale e anche una persona a cui identificarsi. C'è però una differenza base, credo, tra la figura dell'allenatore e la figura del genitore. Sì. Credo che gli allenatori siano delle figure professionalmente abbastanza preparate. Forse dobbiamo dare qualche consiglio in più ai genitori. Cosa potremmo consigliare ad un genitore che segue il bambino e vuole farlo in una maniera realmente costruttiva? Il genitore è la parte emotiva del ragazzo e del bambino.
Quindi deve essere da supporto e deve essere un po' da mitigatore in questo, cioè in tutte quelle attività che il ragazzo fa. L'allenatore ha un ruolo ben preciso, ha una posizione comunque anche di distanza che può essere connessa a quella del genitore, ma il genitore deve chiaramente supportare il figlio. In generale, potremmo consigliare al genitore di non intervenire proprio nell'attività sportiva del bambino, ossia di non intervenire proprio a supporto, diciamo, per quanto riguarda le figure professionali come gli allenatori o i dirigenti? Beh, escluderli totalmente mi sembra eccessivo. Anche perché immagino comunque i bambini che fanno delle gare, i genitori, cioè, vogliono che ci siano i genitori, i nonni che li guardano, che li tifano, ecco, perché sono i primi tifosi. Però nello stesso tempo ognuno deve avere e mantenere il proprio ruolo, così come a casa, ognuno ha il proprio ruolo. Parliamo un attimo di esperienze professionali e vorrei chiederle, diciamo, a quanti anni le è capitato di dover dare supporto a un bambino che fa attività sportiva o comunque che ha dei disagi legati a problematiche scaturite dall'attività sportiva? Quanto sono piccoli i giovani che ricorrono a lei? Sì, solitamente vengono segnalati dall'allenatore, quindi c'era una squadra di pulcini, quindi all'interno di una squadra di pulcini. E alcuni elementi chiaramente avevano dei disagi che manifestavano proprio in occasione di gare, ma soprattutto nello spogliatoio, perché lì è il momento anche di confronto con gli altri bambini e quindi chiaramente l'allenatore attento mi aveva chiesto appunto di parlare con i genitori, perché chiaramente l'allenatore ha una visione, è un professionista, ha un'altra visione che chiaramente può dare un indirizzo diverso. Ma per andare nel concreto, il bambino tende ad escludersi, ad emarginarsi, oppure tende a essere troppo espansivo? Ci sono, diciamo, un 50%. Però effettivamente le personalità che spiccano di più sono quelle che tendono a distruggere. Addirittura. Abbiamo parlato dello spogliatoio, quindi degli sport di squadra, ma abbiamo patologie o comunque piccoli problemi che si possono evidenziare negli sport individuali? Quelli sono ad esempio l'introversione, quando un bambino è particolarmente introverso, ecco, ci sono degli sport individuali che però nello stesso tempo possono essere fatti a squadra, quindi tendenzialmente dovrebbe essere questo. Le chiederei di fare proprio un esempio pratico di un bambino che si rivolge alla psicologa perché ha un atteggiamento che si evidenzia in che modo? Ad esempio potrebbe essere un bambino che comincia a fare sport e non vuole più mangiare. Addirittura. Potrebbe essere questo. E quindi si evidenzia una certa ansia a ridosso di alcune gare. Quindi in quel caso chiaramente è importante il supporto dei genitori, della rete che si instaura, quindi appunto dei genitori, dell'allenatore e anche della squadra stessa, degli altri bambini. In quanto tempo uno psicologo, come lei, una brava psicologa, riesce a dare una mano a risolvere problematiche di questo genere, che non sono gravissime e certo, che comunque vanno prese subito di petto? È difficile stabilire un tempo. Io indico la tempistica con il genitore, cioè in base all'impegno che viene fatto, perché come dico sempre i compiti, la vera terapia si fa a casa, quindi posso dare dei compiti, delle indicazioni, ma la vera terapia è quella che fa la famiglia con il bambino stesso. In generale anche oggi abbiamo dato il messaggio che lo sport fa bene, lo sport va praticato, l'agonismo non è da mortificare ma è da prendere nelle giuste dosi. Ringrazio la dottoressa Tatasciore per il suo intervento, saluto tutti i nostri telespettatori e do appuntamento alla prossima puntata di Dottor Wisp.